anzi, è l'introduzione per quello che può essere uno stile di vita adeguato ad oggi, che ancora di più ci sono delle difficoltà. Ma le difficoltà, secondo me, sono dovute non solo alla forma del paziente, ma a una sorta di, secondo me, di non prevenzione che c'è dagli organi competenti, quindi dal Ministro della Salute in poi, fino a quella che è la medicina di territorio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che da sempre abbiamo parlato di prevenzione. Allora io mi chiedo, ma come mai, anziché dire tachipirina e visite d'attesa, che io lo dico dopo 3 mesi di visite domiciliari Covid-19, quindi mi sono fatto le notti con tanto impegno, tanto orgoglio per cercare di salvare delle vite, ci siamo riusciti quasi totalmente, nel senso che io ho avuto 2 decessi, uno di una signora di 90 anni che purtroppo era alla fine della sua strada, ma quello che mi è rimasto impresso è un 24enne, è vero, con 100 patologie, sarebbe probabilmente deceduto per altre cause, ma quando sono andato a visitarlo io, un giovedì, notte, praticamente era in coma. E la storia è che lui da lunedì chiamava il cardiologo, il quale cardiologo gli diceva: non ti preoccupare, ma ho un po' di febbre, tachipirina e dimmi come stai. Martedì tachipirina e riposo, mercoledì tachipirina e riposo, quando l'ho visto io c'era solo più riposo. Quindi secondo me il 21° secolo, una situazione del genere non è accettabile. Io ho scritto 3 libri, sempre con il titolo Medicina, odontoiatria e corretti stili di vita. Ma i corretti stili di vita io non li vedo, ma non li vedo secondo la mia opinione, non perché il cittadino non li voglia fare, ma è disinformato e malinformato. Secondo il mio parere, e l'ho scritto qua, la medicina degli anti non funziona. Cosa vuol dire la medicina degli anti? Vuol dire infiammazione antinfiammatorio, infezione antibiotico, dolore antidolorifero. Allora, qui siamo ad un paradosso. Io l'ho detto a mio figlio il mese scorso che vorrebbe fare medicina odontoiatria. Dico: ricordati che quando avrai un paziente di fronte, hai 2 modi per fare medicina: o uccidi il sintomo o curi la causa. Mi spiego meglio: uccidi il sintomo, mal di testa, prenditi X più Y più Z, funziona o non funziona. Ho mal di testa, vado a vedere perché ho mal di testa. Io giornalmente vedo pazienti che arrivano con cartelle di esami, quindi costo allo Stato incredibile, con un problema. Signora, cos'ha? Ma ho mal di testa, è 2 anni che ho mal di testa. È 2 anni che la signora fa tac, tic, tuc, ciuc, e ha mal di testa. Ma questo perché? Allora io mi chiedo, ma se io da medico devo impegnare milioni di euro di macchine perché mi aiutano a fare che mi aiutino a fare una diagnosi, evidentemente ho scordato che questo è il primo strumento che ogni medico dovrebbe far funzionare. Primo, il cervello ci accenda. E secondo, il fonendoscopio, cioè visitare il paziente. Io ho notato che tutte le volte che andavo a casa di un paziente, sto parlando di visite urgenti, Covid, appena ti vedevano, vabbè, andavamo tappati, tutta bianca, stavano già meglio. Perché ho notato che io ho diviso schematicamente l'organismo in 4 lati, quindi struttura, biochimica, biofisica e psicoemozione. Ho notato che il lato più colpito di queste persone era lo psicoemozionale. Oddio, mi sento abbandonato. E vi racconto un altro aneddoto. Mi chiama una signora, un amico di un'amica, comunque disperati. Questi vivevano in una, oltretutto signori benestanti, ma questo non vuol dire niente. Vivevano tutti in una villetta, quindi 2 famiglie, 2 nuclei familiari. La situazione era che un cognato, aspetta, mi ricordo, sì, un cognato era appena deceduto e anche la pompa funebre non andava a prenderlo. Quindi io, quando entro in casa, comincio a vedere i piedi del deceduto. Nella stanza accanto c'era il cognato, più o meno coetaneo, quindi 60 anni, impanicato perché dice: adesso tocca a me. La moglie, stessa scena. La figlia con un bambino di 6 anni da operare per un intervento varicocele, che non glielo operavano perché non si può, perché c'è il Covid.
Quindi questa famiglia mentalmente era condannata alla morte. Cognato se n'era andato, adesso tocca a me. E poi mi dice questo cognato, che poi invece insomma mi ha ringraziato tutti, perché io quando sono uscito addirittura il cognato mi ha raccontato una barzelletta. Il cognato mi dice, ma scusi, come è deceduto suo cognato? Ah sì, perché cominciava ad avere febbre, hanno detto tachipirina vigile attesa. Dopo un po' il medico che l'aveva in cura ha fatto un grande sforzo, gli ha detto, ok, c'è un computer al paziente, sì, allora apre lo schermo, come faccio io adesso che abbiamo tutti i problemi per collegarci, e poi il medico gli ha detto, apra la bocca, ah sì, si vede che è un po' infiammato. Cioè, inutile fare commenti oltre. Dopo due giorni il paziente è deceduto. Ma ora io mi domando e dico, ma se io vado da un meccanico, stiamo parlando di un meccanico, e gli dico, ho un problema alla macchina, e quello senza che mi mette in moto la macchina mi dice, sì, cambia l'olio e sei a posto. Ma io me ne esco subito e cerco un altro meccanico. E allora dico, ma perché la visita, la semeiotica, il guardare il paziente, ma non so, chi di voi si ricorda il medico di famiglia che veniva a casa, cominciava, mentre parlava, ti guardava al fondo dell'occhio, chiedeva alla mamma se c'era in cura un bambino, ha un cucchiaio che cominciava a guardargli le cose, ti toccava la pancia, insomma, faceva il medico. Ma io non lo so, è come, secondo me, questa medicina è come fare l'autostrada contro mano, a volte ti va bene. Altro problema. Mediamente sessantenni in cura prendono 5-6 farmaci, ma non da 5 giorni, da mesi, da anni. Allora io mi chiedo, o non ho capito, non dico che aggettivo, di medicina, o se no la farmacologia è cambiata. Ci sono dei principi che io non ho mai capito, perché se non ricordo male, farmacologia era una sostanza che messa nell'organismo del paziente dopo qualche giorno doveva far migliorare la condizione del paziente. Mi sembra che in qualsiasi libro o testo di farmacologia il focus del farmaco sia questo. Ma non prendi le statine tutta la vita, prendi l'antipertensivo tutta la vita, prendi l'anti puntini puntini tutta la vita, perché lì migliora solo la condizione di chi produce quel farmaco, economica. Ma sicuramente io non ho mai visto nessun paziente guarire da queste forme di presunta malattia, e non aggiungo altro. Quindi, secondo il mio parere, qui introduciamo lo stile di vita, business e medicina non vanno d'accordo. Io ho citato una famosa psichiatra americana, la Payer, che pare che sia sparita, boh, spero che non sia come penso io, non lo dico, che era candidata al premio Nobel, e in pubblico disse alla società moderna, il giochino è intanto interessa l'ammalato e non il sano, perché il sano non produce business, quindi la società moderna cosiddetta del business, il sano non interessa, quindi tanto meno la prevenzione. Interessa l'ammalato, ma interessa far capire al sano che è leggermente ammalato, al paziente leggermente ammalato che è ammalato o gravemente ammalato, in modo da convincerlo che il farmaco che sta prendendo gli salva la vita, invece non gli salva una mazza. Statine, hai il colesterolo alto, prendi le statine. Ma oggi c'è la lipidomica che mi dice la frazione di acido grasso eventualmente che è in difetto, in eccesso. Cioè ci sono degli esami che se lo dice un liceale, non c'è bisogno di dirlo a chissà chi, basta dire un liceale, dice guarda c'è quello, lipidi, la frazione, poi c'è l'esame, cos'è l'epigenetica? Epigenetica, cioè, non c'è bisogno che ripeta le cose già esposte dai precedenti relatori. Bottaccioli disse, chi ha portato in Italia la psiconeuro endocrino immunologia, i nostri genitori ci consegnano il foglio bianco, dove il mio è diverso da tutti voi che mi ascoltate, ma noi ogni giorno ci scriviamo la nostra vita epigenetica, il foglio bianco della genetica, dove ambiente, cibo e frequentazioni fanno la differenza. Quindi oggi si sa che due gemelli ai quali facciamo esami epigenetici vengono fuori risultati diversi. Ma se lo so io, se lo sappiamo tutti noi, ma perché questo non viene detto, ma non ai medici di base, in terza media, dal liceo in poi? Guardate che ognuno di voi è diverso.
concetti che poi quando fai medicina capisci che stai studiando una realtà medievale, una realtà che fa bene solo. Allora, l'integratore a chi fa bene? A chi lo produce? E sto parlando non di integratori giusti, ma integratori tipo, vai in bicicletta, non voglio far nomi per carità, vai in bicicletta, sei stanco, ti riposi un attimo, bevi il bibitone e riparti di slancio. Peccato che lo stesso bibitone è pieno di zuccheri, intasa lo stomaco e tu l'eventuale energia che dovrebbe darti quell'integratore, colpifero che te la dà. O se no, nominiamo un altro grande imprenditore che per anni la sua pubblicità era del cioccolato, più latte, meno cacao. Oggi lo sa un bambino che il latte non fa bene, magari il cioccolato fondente sì, però quello è diventato famoso con altrettante schifezze, quello che finisce in ella, che dovrebbe essere non iniziare con la N ma con la M, tanto per capirci, è diventato famoso e spendeva milioni di pubblicità, non solo, sponsorizzava l'atletica leggera. Con cosa? Con dei prodotti che manco i maiali li mangiano. Quindi purtroppo siamo in una realtà del business. Il business la fa da padrone. Cito un altro, oggi faccio un po' così discorsi da bar. Un po' di anni fa ero candidato all'elezione del Consiglio Direttivo dei Medici di Torino. Abbiamo abbastanza successo e comunque la capa di questa nostra cordata era una primaria di anestesiologia di un ospedale famoso di Torino. E ho passato le serate da lei, ah, dobbiamo combattere il sistema. E mi sembrava di essere tornato giovane, mi ricordo che io sono appassionato di calcio, perdevo pure le dirette della mia squadra preferita per avere questa cosa nuova, no? Cosa succede? Che il potere di allora, visto che avevamo abbastanza successo, cosa ha fatto? Ha fatto quello che diceva Machiavelli, se il nemico non puoi vincerlo, cerca di allearlo. Questa di colpo è diventata capo dipartimento e adesso è andata in pensione con 8.000 euro al mese anziché con 4.000. Finita la protesta. Purtroppo abbiamo poche armi rispetto a quelle che gestiscono il potere. Parliamo di Covid. A Milano c'è un farmacista, l'unico in Italia, che ha un principio attivo che produce l'ivermettina, quindi chi vuol produrla con i principi attivi giusti, perché se no già so di farmacisti che lo producono con i principi attivi veterinari, lasciamo perdere, è sempre il business. Comunque l'unico farmacia, il dottor Metalla, che io l'ho conosciuto anche perché mi fa gli integratori su misura, mi fa dei sensibilizzanti, è un signor farmacista con 20 dipendenti nel laboratorio farmaceutico e fa queste preparazioni galeniche e produce l'ivermettina. L'ivermettina, farmaco off-label, non si può dare, devi fare consenso informato, ok. Chi ce l'ha l'ivermettina? Per chi Metalla produce l'ivermettina in Italia? Città del Vaticano, l'unica farmacia autorizzata ad avere, dove i nostri politici a Roma, destra, sinistra, centro, tutti quanti, vanno e lo prendono per le loro famiglie. Allora io mi domando e dico, ma se tu, ministro della salute, per te e i tuoi cari, utilizzi o prendi quel farmaco perché sai che funziona e poi dici tachipirina e vigile attesa, dobbiamo tornare a Norimberga. Norimberga dove, quando fu chiesto a Himmler come avete fatto a tenere il paese della Germania 30 anni sotto scacco, tutti che erano pro Hitler, pro qui e pro su e pro giù, e Himmler ormai condannato a morte disse ma sì, non ci va niente, basta incutere nel popolo ansia, paura e terrore, il gioco è fatto. È quello che stanno facendo ora. A me non interessa che poi mi dicano, ah, non dovevi dire, è quello che penso, è quello che ho visto in questi 2 mesi andando a casa a visitare i pazienti, è quello che purtroppo sta succedendo. Le ASL. Allora, un decesso per Covid vuol dire che l'ospedale, quindi l'ASL, prende 8.000 euro. Se muore per un'altra patologia, prendono molto meno. Un'ambulanza che porta un ammalato teoricamente Covid prende 2 volte rispetto a un'ambulanza che porta, che ne so, un traumatizzato con un femore fratturato. Quindi le ASL approfittano di questa situazione per far quadrare i bilanci.
Perché se io nell'ASL di competenza del mio ospedale ho 100 morti per infarto, guarda caso gli infarti non ci sono più. Ma che strano, cioè, non lo so, è un paese che è cambiato, non ci sono più malati di tumore, solo malati di Covid. Perché il malato di tumore, poveretto, va in terapia intensiva e l'ASL prende X. Se va in terapia intensiva per Covid, prende 3 volte X. Guarda caso, ma sono cose che, non lo so, a volte mi sembrano strane, a volte dice forse sto sognando, o forse vivo in un paese dove l'unico paese che ti dice se non ti vaccini, tu non puoi più fare il medico. Non esiste negli altri paesi, in Francia, in Germania, in giro per il mondo. Non esiste. Non può esistere una dittatura sanitaria. Non è mai esistita, solo in Italia cercano di farla coesistere. È passata una legge giorni fa, io conosco un politico importante, che mi ha detto, guarda che non sai che abbiamo votato tutti, ma cosa? Per i prossimi 5 anni, tutti i politici, quindi la legge passata col 100%, hanno votato sì a 2 richiami di vaccino per i prossimi 5 anni. E non aggiungo altro. Poi mi viene in mente, sempre a livello farmacologico, cioè probabilmente non ho capito cos'è la farmacologia, salta fuori che c'è un antibiotico che cura anche i virus. Mi devono spiegare come, perché anche lì probabilmente dovrò tornare a scuola, perché io non capisco come un antibatterico potrebbe anche essere un antivirale, oppure magari sì. Fatto sta che questo antibiotico costa 3 volte quello che costava 3 anni fa. Guarda caso. E guarda caso, la famosa tachipirina ha aumentato di 20, 40, 60 volte il proprio fatturato. Sono fortunati, sono dei grandi imprenditori, va bene così. Però tornando alla salute, salute e business non vanno d'accordo. Il paziente malato deve guarire, non deve portare reddito. Deve guarire. E la guarigione avviene non come quando studiavo io, che si diceva l'organo non ha sintomi, no? Non che l'organo non ha sintomi, l'organo deve funzionare al massimo livello. E per funzionare al massimo livello, io ho fatto una relazione 2 anni fa a Barcellona in inglese, quindi con molta fatica, dove ho detto la biofisica è il direttore di orchestra del nostro organismo. E se parliamo di qualsiasi malattia, la prima che mi viene in mente è il Parkinson, la mancanza di L-DOPA ai gradi di base. Certo che la biochimica fa fatica, ma perché manca il direttore di orchestra? Quindi penso che, spero che tanti, che tutti, che il popolo capisca che, come disse grande Sergio Stagnaro, come dice Spaggiari, cioè dei grandi della medicina, se ci fosse una vera classifica di consapevolezza e di bravura, grande Sergio Stagnaro dovrebbe essere candidato al 2° premio Nobel. Invece a volte fa la figura del poveretto. Questo è un paese nel quale io sento dei conati di vomito. Nel mio paese che, insomma, o bene o male è un grande paese, ma è un paese che sta andando alla deriva. Quindi se tu, ministro della salute e quant'altro, fai morire 500 persone al giorno, e secondo me sono meno della metà, intendiamo, è uscito fuori ieri, anzi 2 giorni fa, una statistica sul Sole 24 Ore che insomma confutava parecchie statistiche a quel livello, ma se tu fai morire questi cittadini dicendo tachipirina e riposo, 2 sono i motivi: o sei di un'ignoranza pazzesca, quindi ho preso per le orecchie e mandato a ripetere alla CEPU, la terza media, o altrimenti, spero di no, sei maligno e quindi deve essere impiccato lì dove sei. Come hanno fatto a Norimberga, come hanno fatto in tutti i corsi e ricorsi storici, come ha fatto la presa della Bastiglia. Ma io non voglio fare il guerrafondaio nel complottista, ma è la realtà di oggi. Il medico di famiglia che si rifiuta di andare a visitare l'ammalato. Ma dove siamo? Allora perché hai studiato? Perché hai fatto medicina? Vai a fare un'altra cosa. Cioè, ci sono delle cose che probabilmente mi sfuggono e qualcuno dovrebbe spiegarmi perché avvengono, perché io trovo solo una connessione: business, salute. Tanto business e poca salute. Quindi volevo introdurre questo breve video
che secondo me è molto... Un po' con la visione di un filmato, così introduciamo l'argomento. Osservate le differenze tra una versione e l'altra, le abitudini. Tutto quello che facciamo quotidianamente come influenza il modo in cui andiamo avanti negli anni. Due facce della stessa medaglia. Ecco, io penso che riprendendo un concetto antico che poi era della grande Rita Levi di Montalcini, non bisogna solo aggiungere giorni alla vita, ma vita e giorni. E io aggiungo, vorrei che il giorno che arrivi la morte mi trovi vivo, non morto precedentemente. E mi viene in mente sempre le parole che dice l'amico Giorgio Terziani: se parliamo di ossigeno, non va dato quando stiamo per morire. Hanno spiegato molto meglio di come posso fare io, cosa fanno i mitocondri con ossigeno e senza ossigeno. Quindi integriamo finalmente con un integratore vero le nostre cellule. Non viviamo solo di mode, di più latte, meno cacao, tachipirina e riposo. Facciamo i seri ogni tanto. Abbiamo a disposizione esami, prodotti. Allora, se è vero che, ed è vero, che il nostro organismo per un miliardesimo è materia, tutto il resto è energia, ma diamogliela questa energia, non togliamogliela. Si sa che se a 20 anni abbiamo 100 unità di energia, poi con gli anni la perdiamo, è normale, come un'auto. Ma il problema è che all'auto ci teniamo di più. Quindi sempre per agganciare lo stile di vita. Quindi devo cambiare le gomme invernali, il tagliando. A noi va tutto bene, a noi, ma tanto cosa? Preveniamo questa decadenza. E se vogliamo parlare di biofisica, tolgo quello che dovrebbe essere in primis, io sculto il cuore, il polmone, il fegato, tutto l'organismo, secondo gli insegnamenti del grande Sergio Stagnaro. Posso capire se un cuore è dilatato, lo stomaco, insomma, abbiamo uno strumento che non costa milioni di euro, che non mi dà 100 pagine di report che poi nessuno sa interpretare. Ma se uno ha l'intuito, ha la cultura medica di curare i pazienti, questo è il massimo. Così come il meccanico bravo, accendi la moto, la macchina, mette l'orecchio e ti sa dire se magari è il pistone, ma adesso anche lì tu entro in diangeli, lasciamo perdere. Ma quello bravo, quello che io sono molto vicino alle corse, sia fuoristradistiche che MotoGP, ma io vedo il tecnico che si avvicina alla moto, ma si avvicina con l'orecchio, non si avvicina col computer, anche col computer. Ma la differenza la fa il cervello, ha il cervello acceso. Non accende prima la macchina e poi il cervello. Così come il medico, io posso, anzi, faccio fare la TAC, una risonanza, ma ho un dubbio diagnostico che l'esame strumentale o della macchina mi può confermare o smentire. Ma se io ho la nebbia nel cervello e spero che la macchina mi dica che cos'ha il paziente, non lo so, probabilmente è un errore sistematico. Così come se noi facciamo l'esame del capello, io qua un esame vecchio, praticamente tagliavo un po' di capelli, li mandavo da un referente al Gaslini, poi li mandava in Svizzera, poi aveva un referto dopo un mese e non era già più la realtà di quel paziente. Oggi abbiamo la fortuna di poter avere in studio uno scanner, l'S-Drive, metto il capello, dopo 12 minuti se c'è la linea, io ho un report di 28 pagine, che sicuramente non mi fa la diagnosi, ma come nessuna macchina mi fa la diagnosi, ma mi aiuta a capire chi ho di fronte, mi aiuta a capire quell'interno com'è. Quell'interno che se avessi un fratello gemello e facessi lo stesso esame, mi vengono fuori dei risultati completamente diversi. Io ho parecchi atleti in cura, uno dice, io prendo 3 grammi di vitamina C, dico, ma sei sicuro di averne bisogno?
perché lo sappiamo benissimo che quello che in eccesso forma acqua ossigenata e poi forma un mare di altri problemi. Però se integriamo a tromba, come fa l'autostrada a contromano? Magari ci va bene. Ma oggi abbiamo degli strumenti e degli esami che veramente possono fare la differenza. Quindi biochimica e biofisica, cioè la biofisica può andare a interpretare la biochimica e cambiare quello che non funziona. Questo è lo stile di vita. Stile di vita che in ambito Covid ancora di più. Adesso gli ultimi studi hanno stabilito abbastanza validamente che un paziente che ha subito il Covid vero, non quello falso, il suo apparato immunitario ci mette 48 fino a 60 mesi per poter essere nuovamente integro. Ma bisogna parlare di prevenzione. Non aspettare di avere la malattia e poi alle 8:30 di sera quando noi mangiamo far vedere siringhe, bare e terapie intensive tutte bianche. Quello è creare terrore. Io Stato devo curare, devo prevenire la malattia. Quindi devo dire che esistono degli spray nasali con lattoferrina. Devo dire che esiste un colluttorio con principio attivo che pare che neutralizzi il virus, ma devo dirlo. Non che ogni paziente che viene da me, ma io non lo sapevo. E certo, vedi solo bare, siringhe, terapie intensive, tutte bianche, e sfugge il nocciolo vero della prevenzione. Ma questo vale per il Covid, vale per il tumore. Ma quanti morti ci sono per l'inquinamento atmosferico? Ma chi ne parla? L'acqua. Vogliamo parlare dell'acqua. Se è vero che il nostro organismo, l'80% è acqua, ma io in studio questo, che mi crea un'acqua pura. Lo dico ai pazienti, guardate che è vero che noi l'80% è acqua, ma maggior ragione, il professor Spaggiari ne sa molto più di me, dice l'acqua informa, usiamo un'acqua pura, usiamo un'acqua informata, parliamo di biorisonanza che c'è dentro l'acqua. Ma questo va detto, come dico io, educazione civica, in terza media, non al super specialista che poi ti dice ma a me puntini puntini dell'acqua. E poi vendiamo l'acqua già impura nella plastica e poi spendiamo milioni per cercare di pulire il nostro bel pianeta dalla plastica. Però introduciamo, facciamo un esempio dell'odontoiatria. L'odontoiatria, io ho dovuto spendere 2.000 euro per avere un separatore d'amalgama. Amalgama è quel materiale che si usa, di amalgami d'argento, contenente mercurio con la M maiuscola, per fare le otturazioni. Allora, lo Stato italiano dice, rido perché non posso fare altro che ridere, tu, odontoiatra, per rimuovere un'otturazione di amalgama d'argento, contenente mercurio, non puoi metterla nel circolo, nella fognatura, perché inquina, ok? E per metterla in bocca? No, in bocca puoi metterla. Ma scusate un attimo, nell'ambiente inquina e nell'organismo vivente no, non ci sono prove scientifiche, ma la scienza arriva sempre dopo l'intuito dell'uomo. Ma se io faccio un test kinesiologico, faccio un esame epigenetico, mi dice che sei intossicato da metalli pesanti, ti dico di tenere l'amalgama in bocca. E no, però quella inquina l'ambiente, è l'organismo, ma magari no, magari sì, e continuano a esserci colleghi che utilizzano amalgama d'argento. Rimaniamo in odontoiatria. Io ogni tanto spengo la radio perché sento delle pubblicità che mi fanno drizzare i capelli che non ho. Denti mobili, vieni da noi che te li metto in 2 ore. Come me li metti in 2 ore? Ma se è vero come è vero che l'organismo, il nostro organismo, no? basta vedere cosa fa la natura, ci mette 6 anni, 8, 10 anni per farci una dentiera provvisoria, cioè i denti da latte, no? E poi ce ne mette 18 per crearci la dentatura permanente. Ma come tu puoi pretendere, grande scienziato, e non dico altro, che in 2 ore tu togli tutti i denti e metti un plasticone avvitato su 4 bulloni? E pensi di essere figo, cioè, perché il problema è quello. Cioè, ma io anche lo faccio, arrivo a pazienti che non posso fare altro, faccio il mio bel intervento di chirurgia, metto più impianti possibili e poi avvito una protesi con un'occlusione particolare, insomma, ma lasciamo perdere il particolare. Ma può mai diventare un fiore all'occhiello, ci guarda quanto sono figo, in base al costo, che chiaramente più il costo è basso, come chi va a mangiare all you can eat, no? Cosa vuoi mangiare con 10 euro?
ti danno 3 chili di cosa, mangi M puntini. E se tu con 4.000 euro, come sento, anzi 3.9, 2.9, metti impianti e protesi, metti un po' di plastica e del ferro arrugginito in bocca. E puoi pure essere figo perché hai tolto tutti i denti e messo i denti fissi. Io vedo degli scempi ogni giorno, ma quello passa per il massimo, passa per l'eccellenza dell'odontoiatria, ma anche no. Ma anche no, cioè i denti vanno mantenuti in bocca. Un dente, denti mobili ti metto gli impianti, ma no. Perché il dente mobile? Allora cambia gli locusi. Vai a vedere perché il dente, siamo sempre lì, uccidi il sintomo, curi la causa, puoi farlo in odontoiatria, in postura, in nutrizione clinica, siamo sempre lì. Mangio la pizza e mi brucia lo stomaco. Vabbè, prenditi un po' di malto, che cazzo, vabbè, che cavolo vuoi? No, vai a vedere perché mangiando la pizza, si sa che dovrebbe essere lievitata 48 ore, magari non viene affatto lievitata, ma al di là di quello fai degli esami che non costano 100.000 euro, quindi già non posso farli, perché no? Cioè lo stile di vita va, secondo il mio parere, insegnato alle medie, perché da me vengono persone, penso come in tutti gli studi, che dice il test del capello è caro e poi magari hanno un orologio al polso a 10.000 euro. Quindi le priorità, la salute, il benessere è dato da impegnare economicamente prima di comprarsi il gioiello bello, la moto bella o altre cose che possiamo benissimo farne meno, perché se poi siamo in salute possiamo produrre di più, quindi averla con più facilità, impegnando, cercando di mangiare bene, di pensare bene e di avere energia del corpo. Io oggi, non so se vedete, qua ho dei patch che sono niente altro che nanotecnologia. Poi, grazie all'amico Giorgio, abbiamo un'altra forma di centralina elettronica. Perché? Perché io posso vivere in dissonanza nella mia energia o in risonanza. Una cicatrice sopra l'ombelico mi può interrompere 4 meridiani, di 4 fili conduttori. Se io metto uno stimolo nell'ombelico, perché nell'ombelico? Perché è l'unica cicatrice fisiologica che il cervello riconosce, perché per 9 mesi ha telefonato a nascituro tramite l'ombelico. Cioè, secondo me ci sono dei concetti molto sani. È certo che se io vedo una ragazza che arriva con un bel piercing all'ombelico, mi vengono non so cosa, no, non la insulto proprio perché, ma la insulterei molto volentieri, o tatuaggi o borchie varie, 60 buchi nell'orecchio, ma l'orecchio è l'inverso del feto, puoi fare l'auricoloterapia andando a stimolare un punto e tu lo fuori così a tromba. Ma questo è lo stile di vita, questo dobbiamo insegnare ai figli, questo dovrebbe essere uno zoccolo duro che gli addetti ai lavori dal ministro in poi dovrebbero divulgare. Il tatuaggio fa male. Parliamo del fumo. Fumo e alcol. Quanto spende lo Stato per fare campagne antifumo, anti-alcol? Chi ha l'esclusiva, il monopolio del fumo e dell'alcol? Lo Stato. Ma scusi, ma che gioco giochiamo allora? Cioè tu spendi dei soldi per far smettere di fumare, per smettere di bere, e poi tutto l'alcol e il fumo hai tuo monopolio. Cioè io non lo so, forse ho perso il filo della linearità, ma mi sembra alquanto dissonante questa cosa. Quindi stile di vita. Lo stile di vita è innanzitutto la prevenzione. Io adesso è da un po' che con la grande prevenzione ti dicono vai a correre che ti fa bene, ma io giornalmente vedo persone che corrono, che se non corressero farebbero al proprio corpo meno danni, perché tu non puoi guidare un Formula 1 se non sai guidare un go-kart. Gente che non ha mai corso, non so, devi andare da qualcuno che ti insegna cos'è la corsa, perché vedi delle cose che poi... Questa, secondo me, questa tipologia di persona va poi a casa, telefona al vicino che gli consiglia un antinfiammatorio perché poi ha infiammato. Ah no, ma guarda, io ho preso quello, prendilo che ti fa bene. Un fumo, tanto fumo, ma la rossa è molto piccolo.
è vero che come si dice, l'attività fisica fa bene, ma deve essere fatta in un determinato modo. Questa è una foto di una signora che viene alla mia osservazione, come non so se si vede. Ah, ecco, queste sono le otturazioni, dov'è il mouse? Non lo vedo. Ha delle otturazioni di amalgama d'argento, quelle scure sono otturazioni col mercurio, ma lei le ha tenute in bocca, questa è una bella signora, e come vedete si è rifatta le labbra con del silicone. Quando io l'ho vista, gli ho detto, ma scusi un attimo, va bene tutto, ma perché si è fatta l'estetica delle labbra e non ha pensato che dentro la sua bocca c'è del veleno? E lì mi ha detto, ma perché semplicemente nessuno me l'ha detto. Questo è il risultato di spezzettare l'organismo. Cioè il chirurgo plastico non gliene può fregare di meno dei denti, il dentista non gliene può fregare di meno della schiena, ma l'organismo è uno e unico, l'abbiamo suddiviso noi per comodità di studio. Ma se andiamo avanti, io ho dei colleghi odontoiatri anche famosi che per curare le patologie di una bocca, il paziente viene visto e rivisto da 6 specialisti. Uno delle gengive, uno dei denti, uno dell'occlusione, uno della protesi, l'altro degli impianti. Se manca il gengivologo non si va avanti. Se manca il protesista, cioè se manca il chirurgo, il protesista non fa la protesi. Ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare? Cioè l'organismo è uno e unico. Io capisco che non si possa avere competenze di tutto, ma quando una persona entra da me magari per la bocca o per qualsiasi cosa, ma non mi porta solo la bocca. A secondo di come cammina, si siede sulla sedia, mi parla, come gesticola, io cerco di interpretare, sbagliando magari, ma cerco di interpretare qual è il suo problema. Qual è la struttura? Sarà la biochimica, la biofisica, lo psicoemozionale? Ma cerco di dargli un'inquadratura. Poi magari la paziente non vuole saperlo, ma io ho visto che tante volte, non so, togliendo un'amalgama d'argento, parliamo di postura, ma io mal di schiena, dico, signora, guardi che forse, ah no, ma sono andato, mi ha fatto 10 infiltrazioni, aspetti un attimo, cosa le ha messo? Non lo so, va bene, l'è passato, no, allora scusi, o se no, psicoemozionale, è 3 anni che vado dallo psicologo, avevo paura dei gatti, e adesso ho paura dei gatti, e cambia psicologo. Cioè, ma io penso che ci siano dei concetti, secondo me, molto semplici, che probabilmente ci sfuggono o vogliono farci sfuggire. Ogni organismo, la prima reazione che ha l'organismo è quello di guarire. Noi guariamo tutta la vita meno una volta, quando non ce la facciamo più. Ma se noi lasciamo che questo organismo invecchi, che questo organismo, tutte le cellule perdano questa storia, diventino fotocopie sempre più sbiadite, il gioco è fatto, avremo sempre meno energia, avremo modo di pensare che sarà il minimo indispensabile. Quando ci, non so, dobbiamo fare una manovra in macchina per guardare dietro, facciamo così, non così, perché a 20 anni io facevo così e a 67 continuo a fare così, ma non sono un fenomeno. Io a volte vado al mio paese e incontro persone, quindi miei coscritti, che andavamo a scuola assieme. Uno il mese scorso mi ha detto, ma tu cos'hai, la piscina di Cucun a casa? Questo parla di pensione, di acciacchi, gira col bastone, gioca a carte al bar e beve vino. È chiaro che, insomma, la vita ti porta al conto, ti porta al dazio. Quindi stile di vita, ma bisogna insegnarlo, ma non insegnarlo con cose strane, con integratori, con chissà che cosa. Ok, l'energia è quella, devi conservarla, devi stimolarla dall'acqua informata, dalla scheda che ti dà più energia. Non è una sostanza dopante, io ho una scheda che mi manda in biorisonanza tutto quello che ho. È chiaro che non tutti sono Bolton, non tutti sono Hamilton, ma io ho visto che, cioè, sull'atleta è più riscontro. Atleti che correvano in, adesso dico per dire, 50 secondi, messi in condizione, corrono in 46 secondi. Io, Giorgio, lo ricordo, ho avuto campioni del mondo in cura, che se non avessero incontrato me, ma non lo dico per falsa modestia, forse poteva vincere un regionale.
tanto talento, ma poi dalla postura, dallo stile di vita. Adesso un calciatore molto promettente, 17 anni, che se mi segue o segue dei principi logici, sicuramente arriva in Serie A, arriva a essere un signor professionista, perché madre natura gli ha dato determinate, ecco, la genetica gli ha dato determinate caratteristiche, ma l'epigenetica, cioè tutto quello che poi lui ha fatto dopo, lo portava verso a giocare a calcetto con me. Perché no? Perché? Perché non era ottimizzato. Perché questo calciatore che attualmente gioca nella Pro Vercelli, 17 anni, è stato acquistato dal direttore della Pro Vercelli, che è un mio amico, sapendo che c'ero io dietro, che questo qua è come una macchina rotta. Che se è riparata è un gran motore. Lui è un gran motore. Se vi faccio vedere delle immagini, cosa fa adesso che è a posto cosa vuol dire? Test epigenetici. Vuol dire la postura a posto, vuol dire che se lui in 90 minuti, non so, appoggiava a destra 30 e a sinistra 50, e chiaramente parlando di chili, perché pesa quasi 80 kg, un fisico, tanto per intenderci, alla Cristiano Ronaldo. E se aveva, mi sembra, 17 kg in dinamica di più a destra anziché a sinistra, chiaramente era sempre rotto. Adesso che lui è a posto fisicamente, nutrizionalmente, abbiamo fatto l'esame del capello, è venuto, gli ho fatto il test di Cooper con dei tamponi salivari dove andavo a capire l'analisi era testosterone e cortisolo all'inizio e dopo il test. In base a certe esperienze statistiche, io so se questo atleta è normo allenato, super allenato o poco allenato. Quindi oggi abbiamo a disposizione, ecco, secondo me l'errore che fanno tanti è avere un test e utilizzarlo con tutti. Ma oggi possiamo avere a disposizione 100 frecce nel nostro arco e scagliare quella giusta al momento giusto. Stile di vita. Parliamo di nutrizione. Io magari salto così di palo in frasca, ma penso di essere abbastanza chiaro. Sono andato dal nutrizionista e mi ha fatto una dieta col computer. Computer mitica, di più del cervello umano. E cosa ti ha detto? Mi ha detto di mangiare 50 grammi di pasta, 100 di... Ah, e quindi questo va bene così. Sì, ma io dico sempre una cosa, ma come fa, mi deve spiegare questo che fa questa dieta, come fa a sapere tra 15 giorni quanti grammi di pasta ho bisogno io? Ma cosa ho fatto io quel giorno? Ho dormito tutto il giorno, ho fatto 100 km in bicicletta, mi sono fatto una doccia, ho passato la notte con la donna più bella di questo mondo. Come faccio a sapere io a dirti quanti grammi di pasta, parlando di pasta, devi mangiare tu? Ma questo non è medioevo, di più, anzi, medioevo erano più saggi. La dieta grammata, la dieta che ti dice cosa mangiare qua, ma anche no. Io devo mettere in condizioni il soggetto, anche lì, epigenetica, individuale, di capire quando ha fame e quando è sazio, di dirgli che alle 8 di sera l'intestino rallenta la sua attività, e alle 5 del mattino si sveglia, motivo per il quale colazione da imperatore, pranzo da re, cena da poveretto dovrebbero essere il Vangelo di tutti noi, e magari uniti a due spuntini, i grammi. Ma digli che devi masticare 33 cicli masticatori ogni boccone, soprattutto i carboidrati, la famosa acquolina in bocca, la ptialina. Se noi abbiamo una molecola di carboidrato che è lunga così, se noi la mastichiamo 33 volte, questa molecola quando deglutiamo diventa così, quindi lo stomaco la digerisce, l'intestino l'assorbe. Se io, non so, un paziente con la protesi, un paziente, o per vizio, butto giù, divento grasso, grasso perché va tutto in deposito. Ancora un esempio, ragazza magra magra col culone grosso. E cosa succede? Succede che c'è, ed è la tipica che va a vedere al market cosa contiene una cosa, cosa contiene l'altra. Questa l'OMS ha stabilito che si chiama ortoressia. Cioè quello che deve andare a spaccare il cappello, il caffè, vediamo cosa contiene, vediamo.
E queste magari mangiano prosciutto, poi tolgono una fettina di grasso. L'organismo cosa fa? Il cervello. Cervello rettiliano, si parla di milioni di anni di ricordi, pensa che ci sia un'eucaristia, cioè che grasso non arriva più, trattiene tutto ciò che è grasso. Cioè noi non dobbiamo confondere il cervello, dobbiamo fargli capire cosa stiamo facendo. Allora, se voi avete un animale, un cane, un gatto, gli date la ciotola, intanto non beve, non mangia come facciamo noi, quindi già grosso errore. Secondo, cosa fa? Annusa, perché dà informazioni al suo cervello, al quale poi informa lo stomaco di quello che gli sta per arrivare. Invece noi che siamo molto più evoluti, cosa facciamo? Mangiamo un panino in piedi al bar, leggiamo, mentre leggiamo la gazzetta dello sport, magari lo stesso panino è scaldato al microonde. E quindi per lo stomaco è come gli arrivasse una palata di ghiaia. Dice, ma non ho digerito oggi, ma io non lo so, la bocca amara. L'organismo ti manda i segni e i sintomi, sta a noi, addetti ai lavori, saperli interpretare. Io penso che siano concetti, non lo so, chiari, molto facili anche da capire, se sappiamo cosa andare a cercare. È chiaro che se invece così ci perdiamo per strada, pensiamo di facciamo d'altro perché adesso vi faccio vedere un filmato di tratto di un grande motociclista, di uno che ha fatto per 10 anni il campionato del mondo. Se guardate accanto al suo occhiale, nella stanghetta, c'ha una sorta di magnete che a quel tempo utilizzavo per la mancata convergenza degli occhi. Perché tanti piloti che vengono da me, o sciatori, o comunque persone dinamiche, diciamo così, faccio il test della convergenza e vedo che l'occhio non converge. Cosa vuol dire non converge? Vuol dire che dalla parte dove l'occhio non converge tu hai più difficoltà a curvare con la bicicletta, con la moto, con lo sci, perché non dà informazioni sufficienti al cervello, quindi devi riprendere. Questo pilota con quello stimolo, che adesso sarebbe medioevo perché la tecnologia si è evoluta, riusciva a guidare meglio. Lui stesso mi diceva, sai, dove prima avevo difficoltà a buttare giù la moto, adesso non ci penso e la moto va da sola. Quindi questo è ottimizzare l'energia. Questo, facendo un prelievo sul campo, guardate la faccia che fa. Va bene, questa andrà meglio questa volta, perché non hai mosso il braccio, sei stato bravo, stai migliorando Max, questo ragazzo si diverte. Ha sfidato la morte tante volte, te l'accompagno per ridere. Guarda la sofferenza che ha per un prelievo di sangue, guarda. Sì, a posto, devo solo schiacciare perché prima cazzo. Abbiamo dato un... Che schiaccio solo. Hai già fatto? Quindi voglio dire, è tutto relativo. Lo stile di vita è quell'insieme di cose che ci permette di vivere bene. Dottor Scalabrino, mi perdoni, 5 minuti. Sì. Ah, ok. Allora, se io domani mattina esco dal mio studio e ho 2 bar, a destra e a sinistra, mentalmente, secondo me, lo stile di vita giusto è quello di dire, ma dove voglio prendere il caffè stamattina? E adesso faccio un esempio stupido. Io sono della Juve. Se vado a sinistra, che è il barista del Toro, e comincia a dirmi la Juve fa schifo, io bevo il miglior caffè di Torino e non lo digerisco. Se vado a quello di destra e mi dice, siamo stati grandi, siamo sì, bella, io prendo la ciofeca più ciofeca e l'ho già fulminata. Quindi cerchiamo di accompagnare i nostri stimoli affinché la strada dello stile di vita sia quella più giusta. Covid o non Covid? Anche lì Covid non deve farci abbattere, perché il nostro apparato immunitario, l'hanno spiegato molto bene, lo spiegheranno ancora, cosa vuol dire GALT, come si forma, cosa non si forma. Più siamo tranquilli, visto che l'intestino è il secondo cervello, per me è il primo, visto che ha 3 sistemi di nervoso autonomi, visto che è così, cerchiamo di vivere felici e sereni. È chiaro che il mio benessere non è il vostro, non è, ma ognuno di noi deve interrogarsi, deve fare un'azione mentale e capire cosa vorrebbe o cosa non vorrebbe. Io
2 o 3 anni fa ho preso una scritta in un albergo di montagna dove c'era scritto: tanti vivono come vogliono gli altri. Alcuni vorrebbero vivere come vorrebbero, ma non ce la fanno. Solo pochi vivono come devono, ma per fare questo ci va molto coraggio. Bisogna essere forse a volte anticonformisti, bisogna avere il coraggio di mandare a quel paese persone che ci fanno solo del bene, ci succhiano l'energia, non ce la danno. Quindi quelle persone non ci fanno bene. Ecco perché Bottaccioli diceva ambiente, cibo e frequentazione. Perché se io frequento 10 rompiballe divento l'11esimo, perché mi trasmette la sua lunghezza d'onda biofisica. Tesla lo diceva 100 anni fa, solo che come sempre le grandi persone chissà perché non vengono mai ascoltate. Quindi è un insieme di cose molto, tra virgolette, molto facili, ma devono uscire fuori da quella che è business a tutti i costi, malinformazione. E ripeto, e finisco con questo, mi fa strano, e non aggiungo altro, che non voglio essere maligno, che i nostri sistemi informativi sulla salute siano aberranti. Tacchi pirina, e concludo con questo, tacchi pirina e vigile attesa. Questa è la morte della medicina moderna. Grazie a tutti. Grazie, dottor Scalabrino. Grazie. Grazie, 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 eccomi qua. Ciao Giorgio. Ciao Antonio, grazie di cuore. Allora, abbiamo visto proprio un approccio multidisciplinare, multisistemico, multifattoriale, e quello che tu fai è quello che da sempre. Soprattutto nell'odontoiatria, nel campo ora che dai così una mano importante a aiutare le persone per curare a casa, cure domiciliari. Proprio in questi 2 mesi mi sono reso conto di cosa manca al cittadino quando si ammala. C'è stata un'esperienza sul campo veramente notevole. Bene. Ho capito che da solo vederti il cittadino sta bene, non si sente abbandonato. Oh, niente, grazie di cuore, grazie. Allora, grazie.